degli aspetti più interessanti di questo lavoro è stato il tentare di introdurre nello spazio più alto espositivo, che è lo spazio più interessante, un sistema di lucernari che introducessero la luce in modo tale da far vivere e portare l'osservatore nelle condizioni di poter dialogare con l'opera. È stato un lavoro di tipo, mi piace dire, rinascimentale, perché il tipo di tentativi, la quantità di modelli, i tagli, le ricostruzioni di queste sagome che poi vedrete salendo nelle sale dei lucernari è frutto di uno studio certosino sulla riflessione dei raggi di luce, come succedeva appunto nel Rinascimento. La tecnologia oggi impone ai curatori spesso la necessità di cristallizzare la lettura dell'opera d'arte. Nel nostro caso abbiamo potuto offrire e questa opzione, ma anche quella che in certi casi, per certe opere, per certe mostre, di poter dotare lo spazio espositivo di una luce assolutamente naturale e variabile con le condizioni climatiche, come succedeva per gli impressionisti quando dipingevano la finestra sul mare del nord in un giorno di nebbia, un giorno di sole, un giorno di neve o di pioggia. È un progetto urbano. Era molto difficile entrare in questa situazione logistica in cui si doveva operare a ridosso di due edifici molto importanti, Percorso Bettini di Rovereto, due edifici settecenteschi di un architetto piuttosto noto, Ambrogio Rosmini, e che diventavano come le due maschere fra le quali avremmo dovuto inventare questa presenza. Il primo atto, il primo istinto, è stato quello di liberare uno spazio al piano, quindi creare un vuoto, essendoci qui la collina che cominciava a salire, quindi immaginare di creare un grande vuoto e su quel vuoto poi costruire. Paradossalmente quel vuoto è diventato il pieno, è diventato il prospetto dell'edificio, è diventato il luogo monumentale, è diventato l'immagine del museo. L'architettura di questo museo secondo me ha un pregio, che è quella di nascere come un grande classico. Ci sono molte citazioni in questo spazio che creano delle grandi aperture. Mi interessa moltissimo il rapporto che questo architetto Botta ha voluto cercare con la dimensione dell'esterno, sostanzialmente anche con la montagna. Mi interessa soprattutto creare un processo di riordino degli spazi, soprattutto dell'esterno, perché questo rapporto del museo come un'istituzione in continuo processo, in continua evoluzione e sempre più partecipata dalla comunità, possa entrare in relazione anche extramuros. Quindi tutto ciò che sono gli spazi immediatamente esterni al museo rivestono per me un grande interesse, perché sono un primo punto di riferimento per la comunità. Lo spazio antistante il museo, che è lo spazio della piazza e quindi lo spazio pubblico per eccellenza, vive in stretta relazione con quello che è l'interno, la hall del museo. E probabilmente questo è uno dei punti nevralgici che vogliamo ripensare rispetto al futuro, perché probabilmente deve rivedere in una chiave più attuale, più contemporanea e di proiezione verso il futuro il rapporto che ha sempre con le persone che lo fruiscono, quindi con la comunità. Ci piacerebbe che proprio da lì, dopo aver varcato le porte del museo, inizi il discorso di partecipazione del pubblico. Il progetto del polo museale di Rovereto ha avuto concretizzazione negli anni 2002, anno in cui è stato aperto il polo museale e al contempo la biblioteca civica. E mano a mano, nel corso degli anni fino al 2007, sono poi stati introdotti due nuovi palazzi, la gestione di due nuovi palazzi, che sono Palazzo Annona e Palazzo Alberti, che sono palazzi comunali. Sono presenti, da un punto di vista impiantistico, presso il polo museale 21 macchine di unità trattamento aria, che servono una superficie di circa 15.000 metri quadri, mentre sono soggetti a condizionamento tramite termoconvettori una superficie pari a
20.000 metri quadri, che sono i metri quadri appunto di Palazzo Alberti e Palazzo Annona. Nell'anno 2005, anno in cui il contratto di Global Service ha preso piede, sono state introdotte alcune modifiche e miglioramenti, quali per esempio l'utilizzo di un sistema di supervisione, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo contemporaneo delle 21 macchine di unità trattamento aria e dei 3 gruppi refrigeratori presenti presso il polo museale. Il sistema di supervisione consente altresì un controllo puntuale e costante dei parametri termoigrometrici presenti presso le varie aree servite dalle macchine di unità trattamento aria. Questi parametri termoigrometrici sono particolarmente stringenti per tutte le aree destinate a deposito delle opere ed al contempo anche ad aree espositive. Nella fattispecie, i parametri garantiti sono una umidità relativa costante di 50 punti percentuali, con uno scostamento in più e in meno del 5%, nonché una temperatura che in periodo di riscaldamento è di 21 gradi, con uno scostamento di più o meno un grado, mentre per quanto riguarda il periodo estivo, caratterizzato da climatizzazione, la temperatura consentita è di 23 gradi, più o meno un grado. Nel corso degli anni, oltre a questo impianto di supervisione, sono state introdotte altre migliorie, quali per esempio la sostituzione di uno dei gruppi refrigeratori con un gruppo refrigeratore a recupero parziale di calore, e è allo studio la sostituzione di un ulteriore gruppo refrigeratore con un gruppo refrigeratore a lievitazione magnetica, quelli ad ultima generazione, alla fine di eliminare gli attriti interni delle macchine ed aumentare la resa energetica delle stesse. L'organizzazione architettonica del MART vuole proporre due tipi di spazi completamente diversi tra di loro. Un primo spazio dove deve sentirsi protagonista il visitatore, che comprende gli spazi pubblici, quindi come il visitatore entra, il vicolo, la scoperta della piazza, l'ingresso nella lobby centrale, poi la scala e poi il paesaggio architettonico dentro la lobby. È un modo per far sì che il visitatore assuma il MART come una macchina con una sua identità, con un suo carattere, con una sua luce propria che lo distingue dagli altri musei. Poi successivamente, una volta entrato nelle gallerie, il visitatore deve accorgersi che protagonista ritornano a essere le opere d'arte. L'architettura si fa più soft, si fa più leggera, l'illuminazione più omogenea, per permettere alle opere di dialogare con forza con il visitatore. Il rapporto tra visitatore e l'opera è un rapporto intimo, diretto, quasi erotico, che necessita di uno spazio rarefatto.